Sala consigliare pienissima per l'incontro dibattito lanciato dal fiduciario CONI locale Rossano Boscolo per proporre la creazione di un polo sportivo turistico che diventi il fiore all'occhiello della nostra località. Presenti politici, imprenditori e rappresentanti di molte società sportive. Rossano Boscolo, fiduciario CONI, ci introduce la serata. Siamo con Rossano Boscolo e fiduciario CONI, questa sera l'incontro per scoprire se finalmente questa richiesta che arriva dal mondo del turismo, dello sport e dell'imprenditoria, anche di strutture, di nuove strutture, di un polo coordinato che riguarda sport e turismo, finalmente un progetto che può vedere la luce o quantomeno si può dare in là questo tipo di idee. Beh, la speranza e l'auspicio è assolutamente questo. Noi abbiamo preparato tutto per questa sera l'amministrazione possa dare una risposta, e la risposta speriamo sia positiva, nel senso che non è che oggi si deve decidere assolutamente domani si parte, però quantomeno dare le linee direttive e iniziare con i primi atti amministrativi per poter dare una speranza a questa città, insomma, ecco. Sono stati alcuni incontri preparatori con il mondo sia dello sport ma anche con il mondo del turismo. Si sente il bisogno di questo tipo di strutture? Ma io direi proprio di sì, assolutamente, in quanto proprio loro, di solito sono io che do un po' di forza, un po' di entusiasmo, ma soprattutto da parte del mondo del turismo c'è una grandissima determinazione, sia la consapevolezza che questa città deve svoltare, insomma, in qualche modo, e quindi senza strutture non si va da nessuna parte. Immaginiamo una località che non ci siano le strade, è sicuro che là non c'è progresso, e quindi una località senza strutture è sicuro che non ci sarà progresso, sviluppo e lavoro per i nostri giovani, per noi e per tutti, insomma. Grazie mille. Lucio Carisi, presidente della locale APT, sottolinea la valenza anche in chiave turistica dell'opera. Siamo con Lucio Carisi dell'APT di Chioggia. Allora, questa sera per presentare, per richiedere fortemente questa struttura sportivo-turistica, si sente, c'è una carenza di strutture in città? Beh, specialmente nel settore turistico, nel settore sportivo, scusate, credo che ci sia una carenza e un'importanza di colmare questo vuoto. E credo però che l'attività turistica, Chioggia, turisticamente parlando, ha bisogno di tutte le cose, e questa è una cosa importantissima, insomma, se viene fatta. Speriamo che venga fatta, insomma. Perfetto, grazie. L'assessore di riferimento Girotto traccia la strada per far diventare una bella realtà questo sogno. Siamo con Narciso Girotto, allora un incontro importante questa sera, c'è stata anche da parte sua, come dire, un lancio, diciamo così, una proposta per queste strutture sportive che mancano, c'è un bel progetto di cui si sta parlando da tempo, questa sera insomma si inizia a parlarne forse in maniera un po' più compiuta. Certo, questa sera c'è la città che ne parla, non c'è solo l'amministrazione comunale ma c'è tutta la città. In questi momenti è importante che ci sia questo. Non siamo più negli anni in cui le amministrazioni pubbliche autonomamente e da sole riescono a fare queste operazioni, c'è bisogno del contributo di tutti. Queste opere si realizzano solamente con un meccanismo di progetto di finanza sul quale deve essere coinvolta l'imprenditoria locale. Il progetto è interessante per l'imprenditoria locale, non solo per lo sport e per il sociale, e quindi è importante che ci sia questo. Questa sera dovrebbe essere una serata da cui, oltre alle solite discussioni, escono anche delle proposte che spero siano delle proposte interessanti. Quindi c'è la voglia di, insomma, di iniziare un percorso che si spera finalmente ci possa dotare di strutture di questo tipo? C'è la voglia di iniziare un percorso, ma soprattutto di cambiare il meccanismo che per anni ha in qualche modo chiuso questa città in una sorta di villaggio gallico, dove siamo più bravi a far chiacchiere, a volte anche un po' violente, anziché entrare nel propositivo e dopo dare gambe a quelle che sono le idee. L'idea è buona, bisogna riuscire a dare gambe con la partecipazione di tutti. Mi sembra che dai primi arrivati che vedo questa sera ci sia una buona partecipazione, soprattutto ci sono tutte le categorie, e questo è importante. Grazie mille. Chioggia TV.